Buongiorno da Gilda TV. La riforma della scuola, fortemente voluta dal presidente Renzi e dal suo governo, è ormai legge dello Stato. Le proposte e le proteste fatte dal mondo della scuola sono rimaste inascoltate, come sono rimaste inascoltate le proposte fatte dal Parlamento stesso. Ma cosa cambia per i professori con questa nuova legge? Lo chiediamo al professor Nuccio Ficara, redattore della Tecnica della Scuola. In buona sostanza, come ho scritto anche qualche giorno fa su un articolo su Tecnica della Scuola, gli insegnanti passeranno da essere dipendenti statali, come sono stati fino ad oggi e come continueranno solo per il prossimo anno scolastico, a essere dipendenti del dirigente scolastico. Si sono certamente attenuati i verbi che sostengono questo soggetto. Non si parla più di un dirigente scolastico che sceglie, ma di un dirigente scolastico che propone gli incarichi, ma la sostanza rimane quella. Il dirigente scolastico avrà un potere tale, un potere autonomo tale da non avere più limiti di contrasto all'interno delle scuole. Non ci saranno RSU che potranno rivendicare nulla, perché sarebbe un rischio per le RSU rivendicare qualcosa, perché sarebbero di intralcio a chi invece è chiamato a dare delle risposte di produttività. Dunque le RSU non rivendicheranno più, come, o almeno saranno, diciamo così, psicologicamente frenate a non rivendicare contestazioni di addebito al dirigente scolastico, che sarà veramente un dominus totale della scuola. E c'è sicuramente una sudditanza psicologica tale che il docente sarà così chiamato a non porsi mai di traverso rispetto alle decisioni dirigenziali. Questo sicuramente uccide, diciamo così, la scuola pubblica, perché il docente che finora è stato un dipendente statale e che ha goduto di una certa libertà di insegnamento, una certa libertà di valutazione, si troverà soggetto a dover rendere conto a un capo veramente con poteri forti. Ricordiamo che inoltre tutto il dirigente avrà anche, come ha già ora, poteri di sanzionare, e dunque si prevede che o il docente si allinea al volere dirigenziale, o altrimenti saranno dolori dal punto di vista delle sanzioni disciplinari, della contestazione del debito e quant'altro. La preoccupazione è particolarmente per chi fino ad oggi ha svolto ruoli sindacali e ruoli delle RSU. Scusi prof, ma le RSU non dovrebbero avere una sorta di protezione? Sì, certamente le RSU dovrebbero godere di una franchigia, di una zona, diciamo così, di rispetto, perché hanno sempre rappresentato le istanze dei docenti, hanno sempre contrattato con i dirigenti, a volte anche lottato e a volte rivendicato. È anche capitato che alcuni sindacalisti non poche volte hanno contestato al dirigente e applicato l'articolo 28 della legge 700, dunque creando un contrasto di tipo antisindacale nei confronti del dirigente, che a volte è capitato spesso che dirigenti hanno dovuto così pagare colpe di atteggiamenti antisindacali, perché hanno perso davanti al giudice del lavoro per le contestazioni sollevate da docenti sindacalisti. Ecco, questi docenti sindacalisti si troveranno oggi giudicati nel merito da dirigenti scolastici che fino a ieri hanno anche contrastato. Questo è un problema che il legislatore non ha tenuto proprio in conto. Ringraziamo il professor Ficara, da Gilda TV è tutto, arrivederci al prossimo servizio.